Sono Maddalena Chezza e la coordinatrice di questo workshop Costruire con la terra e con il bambù. È un workshop che è alla sua quarta edizione, abbiamo cominciato qualche anno fa con una formazione dedicata agli studenti della Facoltà di Architettura di Cagliari, adesso estesa a non solo più studenti ma anche a liberi professionisti, non più solo di Cagliari ma anche provenienti dal resto della Sardegna e soprattutto anche dal resto d'Italia. Il workshop viene organizzato appunto da diversi anni ormai in maniera abbastanza strutturata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città della Terra Cruda e si tiene in un bellissimo spazio che ci è messo a disposizione dal Comune di Serrenti, dove finalmente si può fare un tipo di formazione non più solo teorica, quindi una didattica non più frontale, no? Fatta dal docente che parla agli studenti e che mostra eventualmente delle foto, dei video, ma anche una formazione di tipo pratico e quindi che mette l'allievo a diretto contatto col materiale e gli fa provare quelle che sono effettivamente le possibilità costruttive del materiale stesso. Siamo partiti, dicevo, solo con la terra per arrivare ad accoppiare adesso la terra con altri materiali. È il caso di questo workshop che ha messo insieme terra e bambù appunto. Penso che per le prossime edizioni sarà possibile anche sperimentare nuove formule in accoppiata con altri materiali o comunque anche con altre tecniche.